Nel fumetto del Miles Simplicius ricorrono quattro nomi della terza declinazione. Vediamoli insieme. Centurionis, Uxor, Psittacum, Emit. Traduzione. La moglie Uxor del centurione ha comprato Emit un pappagallo, Psittacum. Sed avis nil unquam dicit. Ma avis, l'uccello, non dice mai nulla, nil, nulla, unquam, mai, bla 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 bla, eccetera, eccetera, cur miraris, nunquam ei, occasionem dat. Perché ti stupisci, cur miraris? Non gli dà mai l'occasione, occasionem. I nomi della terza declinazione che compaiono, sono usati in questo fumetto, sono quattro. Il primo è centurio, centurionis, il tema del sostantivo è in nasale, centurion, uxor, uxoris, uxor è il tema del sostantivo in liquida, avis, avis, il tema di questo sostantivo non è in consonante ma in vocale, avi, e infine occasio, occasionis, tema in nasale, occasion. Come si ricava il tema di un sostantivo? Molto semplice, si stacca la desinenza del genitivo singolare, is, e si ottiene il tema. La distinzione in base al tema è utile per classificare i nomi della terza declinazione. Infatti, in base alla consonante finale del tema del sostantivo, noi possiamo distinguere all'interno dei nomi della terza declinazione due categorie fondamentali. Quella dei sostantivi maschili, femminili e neutri che hanno il tema in consonante, per esempio temi in occlusiva gutturale, duc, dux, ducis, leg, lex, legis, e nomi sempre maschili, femminili e neutri con il tema in vocale, per esempio civis, civis, tema civi con la i, urbs urbis, tema urbi con la i, mons montis, monti con la i. Perché è importante conoscere questa classificazione, questa suddivisione dei nomi della terza declinazione in due gruppi? Perché a seconda che il tema del nome finisca in consonante o in vocale, abbiamo una variazione nella desinenza del genitivo plurale. Infatti, nei temi in consonante, il genitivo plurale è consulum, mentre i nomi con tema in vocale hanno genitivo in plurale in ium.